Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di comunicazione dell'amministrazione comunale. Partiamo subito con i numeri della pandemia Covid. Ad oggi i positivi a Fagnano Lona sono 22, in costante crescita con il trend provinciale e nazionale. Si raccomanda di rispettare le norme prescritte per evitare l'aumento del contagio. Restiamo comunque tranquilli, cerchiamo di fare la vita di sempre, mantenendo la massima tranquillità e senza farci prendere assolutamente dal panico. Vi do altri dati, quelli del mese di ottobre legati alla popolazione. Il 31 del mese di ottobre siamo 12.476 fagnanesi. Ci sono morte una persona sola nel mese di ottobre e sono nati 8 bambini. Riprendiamo il discorso dei cantieri e a Fagnano il comune ha 4 cantieri in essere. Ovvio che ogni cantiere porta i suoi disagi, riguardano attraversamenti pedonali, marciapiedi. Cerchiamo di portare un pochino di pazienza anche su quel fronte e piano piano i cantieri termineranno e si tornerà a passare nelle vie tranquillamente. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, un tema caro ai fagnanesi, stiamo monitorando e lavorando sulla situazione. Si arriverà alla sostituzione di tutte le lampade con quelle a LED. Alcune zone purtroppo però hanno una problematica più grossa, quindi si dovrà cambiare completamente la linea. Ci vorrà un pochino di tempo, portiamo pazienza anche qui e risolveremo il problema. Gli eventi della settimana. Questa sera alle ore 21 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza ci sarà la presentazione del libro e il documentario dedicato alla colonia elioterapica. Anche lì si potrà partecipare rispettando le normative Covid, quindi Green Pass, e il numero ovviamente all'interno dell'aula non sarà a pieno. Giovedì 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alle ore 21, all'interno dell'Aula Magna Benvenuto Piazza, uno spettacolo teatrale dedicato a questa giornata. Come ultima cosa, voglio ricordarvi che per segnalare qualsiasi cosa potete andare sul sito internet e contattarci via mail. Noi cercheremo nel minor tempo possibile di farvi avere una risposta anche telefonicamente. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video.